Si inizia dagli Stati Uniti, dall'autunno del 2021, nel nuovo aggiornamento software per iPhone e iPad ci sarà uno strumento chiamato Neural Match che permetterà a Apple di controllare se le foto presenti all'interno di iPhone e iPad nel momento in cui vengono caricate, prima che vengano caricate su iCloud, contengono pornografia infantile, immagini di abusi sui minori. Questo è lo scopo di questa iniziativa, impedire la diffusione e il caricamento su iCloud di immagini di pedopornografia. Il sistema, appunto, Neural Match è stato allenato come una sorta di intelligenza artificiale guardando circa 200.000 immagini di pornografia infantile. Se venissero trovate immagini del genere nel caricamento da iPhone a iCloud, Apple avvertirà le autorità. Questa cosa è importante per due aspetti soprattutto. Uno, è un grosso cambiamento di policy per Apple, che come sai è sempre stata molto restia a diffondere le informazioni su quello che è contenuto all'interno degli iPhone con le autorità. Ci sono un sacco di casi in cui la compagnia si è rifiutata. L'altra cosa sono i rischi per la privacy, perché Apple dice che non verranno guardate immagini che non contengono pornografia infantile, ma ovviamente ci dobbiamo fidare. E ci dobbiamo anche fidare del fatto che questo strumento che Apple ha utilizzato non finisca in mani sbagliate, per esempio nelle mani di un regime autoritario che magari lo possa usare per spiare tutto quello che è contenuto nella galleria fotografica degli iPhone, dei nostri iPhone e iPad.